Dio mio, è già sera, non ci posso credere, è pazzesco questo, mi sembra di sognare qualcosa. Vabbè, senti, dovremmo passare la notte in qualche modo. Vedrai che domattina sarà tutto risolto. Vabbè, se tu pensi così, io proverò a pensarlo anch'io così, insomma. Allora, forse non ci siamo capiti, di sapere che le persone, io sono, ho fatto già un esempio in questo caso, possono cambiare ed essere leggermente alterate nei momenti più tragici. Mi sembra che tu non stia affrontando molto seriamente la situazione. Ma non ti sembra di prendere tu troppo sul serio la situazione? Troppo sul serio, io non voglio passare i miei giorni a intingere l'acqua con la galletta Stai nell'acqua. dicendo? Possiamo solo aspettare Questo è adesso. il menù del carcere. Ti ricordi che ti parlavo del Conte di Montecristo? Ecco, questa sarà la nostra fine, soltanto che al contrario.
Dio, sei ancora qui? Ma devi sapere che se fissi sempre la porta non arriverà mai nessuno, hai capito? Dobbiamo pensare a occupare il tempo e allora in quel momento, blin, suonerà qualcuno, hai capito? Giusto per intenderci, queste saranno le nuove regole. Dunque, regole? Schematizzando la casa in questo modo, qua c'è il mio letto, dico il mio, qua c'è l'altro letto, qua c'è l'altro letto, qua c'è il salottino, e qua c'è la cucina e qua c'è l'ingresso. E allora? Ecco, devi sapere che faremo dei percorsi e... Dei percorsi? Uno sarà il mio percorso e l'altro sarà il tuo percorso, va bene? In mezzo... Capito? In mezzo no pasaran, capito? No pasaran, noi no incrociare, capisci? Se io questo e tu questa, no incrociare, perché in mezzo esserci cosa che divide entrambi, capito? Sei pazzo. Capito? Tu passi qua, io passo qua, tu no qua, io qui, capito? Mi sembra così.